Era da un po' che mi ripromettevo di ritornare qua. Qua dove, direte voi? Qua al Policlinico Gemelli di Roma. Probabilmente penserete che sono matta. Può darsi. Però c'è stato un periodo in cui io qui al Policlinico Gemelli ci sono venuta per 2 mesi consecutivamente, ormai più di 7 anni fa. Quando ti ammali entri in un inferno e anche se devo essere sincera, qui al Policlinico Gemelli tutti i medici che ho trovato, tutto il personale è stato di una gentilezza incredibile. Veramente qui il malato è trattato come una persona e non come un numero. Però anche se sei trattato come una persona e non come un numero, e vi assicuro che non è semplice, non dappertutto trovi dei medici, degli infermieri che ti trattano come una persona. A me in Francia, per esempio, è capitato di essere trattata come un numero. Però dicevo, anche se vieni trattata come dovresti essere trattato, ossia come una persona, comunque sia, quando t'ammali entri in un inferno personale. Se poi hai la fortuna, dopo un po', di uscire a rivedere le stelle, beh, ne esci comunque come una persona diversa, in meglio, in peggio, quello dipende da ognuno di noi. E apprezzi di più tantissime cose. E forse vi direte, beh, stai dicendo una banalità, può darsi. Però anche se apprezzi di più tantissime cose, apprezzi di più la vita, poi dopo un po' te ne scordi, perché è umano che dopo un po' te ne dimentichi. E allora, tornare in un ospedale rinfresca la memoria. Vedere la sofferenza degli altri ti fa sentire quanto tutto sommato sei, non dico più fortunato, però insomma quanto quello che per te è un problema insormontabile, magari in realtà non è poi così insormontabile di fronte a certe sofferenze, di fronte a certe cose. Ecco, e allora per questo motivo era da un po' che mi dicevo, che mi ripromettevo di voler tornare qua, per rinfrescarmi la memoria. E per ricordarmi che la vita è breve e che il dolore a volte è dietro l'angolo. Certo, magari alcuni di voi si staranno toccando, oppure altri dicono: ma guarda questa quanto è cretina, o quante banalità dice, o forse è folle, è matta. Può essere. Però prima di giudicare bisognerebbe esserci passati attraverso la malattia. Ma in realtà io non auguro a nessuno di voi di conoscerla, la malattia. Ma insisto e vi dico che secondo me qualche volta un giro in ospedale male non vi farebbe, vi aiuterebbe ad affrontare meglio la quotidianità e a ridimensionare un sacco di cose. A me è successo così. Ciao. Oggi dialogare con voi è un pochino più complicato, un pochino più difficile, perché contrariamente a quello che non sempre, però spesso faccio, in questo caso non si tratta di cazzeggio, si tratta di un argomento serio che in parte è già stato introdotto nel video che precede questo spezzone. E parlare di salute e di malattie è arduo e difficoltoso. Non voglio parlare di me personalmente. Io di me personalmente ne parlai approfonditamente anni fa in un pezzo che scrissi per la rivista Intelligente e non lo scrissi, contrariamente a quanto qualche stronzo aveva pensato, per parlare di me, per smuovere dei sentimenti. No, lo scrissi semplicemente per incentivare ai controlli, perché i controlli possono salvarci la vita, punto. Ne parlai all'epoca e non ne voglio riparlare ulteriormente adesso. Prima di tutto perché giustamente dei fatti miei personali a voi frega poco e nulla. E poi perché comunque io non appartengo a quella categoria di persone che raccontano
la loro malattia giorno per giorno e non giudico e non critico quelle persone che lo fanno e arrivo anche a capire che possa essere un aiuto il farlo, però è un aiuto per chi ha un determinato tipo di carattere, per chi ha un carattere come il mio non è un aiuto. Io ho affrontato la mia malattia, anzi le mie malattie, praticamente in silenzio. Ne sono venuta fuori? Punto interrogativo, non lo so, nel senso che io ritengo che di tumore non si guarisca, nel senso che, come dicevo tempo fa parlando con il mio oncologo, sì, il tumore è una malattia che può essere guarito, fra virgolette, se per guarito si intende il fatto che lo si può mettere in recessione, diciamo così, cioè quando lo si cheta, ecco, quella è già una forma di guarigione. Dopodiché rimane il grande punto interrogativo del se ritornerà oppure no. In alcuni casi ritorna, in altri no. E la medicina ancora adesso non ha ben chiaro il vero motivo, il vero meccanismo, il vero perché. Non sono nemmeno una di quelle persone che ritiene che il tumore sia qualcosa che va, cioè un nemico da combattere. Io ritengo che il tumore sia qualcosa che se ci viene è qualcosa che, come dire, è qualcosa che è dentro di noi e che forse sempre un qualcosa dentro di noi ha fatto scattare un determinato meccanismo che lo ha attivato. Ecco, credo più a questo e quindi non lo vedo come una partita o una guerra da combattere fra noi e il male. Il male fa parte di noi stessi e forse ci dovremmo domandare anche perché ci è venuto, perché proprio magari in quel momento, ma non penso assolutamente, non l'ho mai affrontato con lo spirito del guerriero o pur apprezzando tantissimo, per esempio, Oriana Fallaci, io non ho mai pensato al tumore come a un alieno, come lo definiva lei. No, secondo me il tumore fa parte di noi, almeno io la vedo così, e quindi è a volte anche un dialogo fra noi stessi. Comunque, io sto facendo questo video in realtà perché innanzitutto credo fermamente in quello che ho detto prima, ossia che al di là che si sia attraversato e conosciuto la malattia oppure no, andare in un ospedale, non dico tutti i giorni, non dico tutti i mesi, però qualche volta, beh, paradossalmente è un aiuto, perché vedere la sofferenza degli altri ci fa in un attimo, in un baleno, ridimensionare quelli che a volte ci appaiono come dei problemi insormontabili, che in realtà di fronte a certe malattie, di fronte a certe sofferenze, di fronte a certi dolori e a certe paure, sono un granello, che magari ci tormenta l'animo per niente. Ecco, ribadisco quello che ho detto prima, ossia che quando si affronta una malattia, più o meno grave, più o meno importante, però più è grave e più questa cosa la si sente, cioè si sente quanto è fragile la nostra esistenza, quanto ci voglia un nulla per mandarla all'aria e quindi poi se si riesce a superare la cosa, già mentre si affronta la malattia, ma anche dopo, quando se si ha la fortuna di riuscire a superarla, uno si rende conto di quanto, per quanto la vita faccia schifo, per quanto sia bello vivere. E però, allo stesso tempo, dopo un tot, tendiamo un po', non dico a dimenticarlo, ma di nuovo a sottovalutarlo. E allora ritornare in ospedale magari ci può aiutare a ricordare. Non so, questa è la mia esperienza personale. Inoltre, e fondamentalmente al 90% il motivo per cui sto facendo questo video
me ne rendo conto mentre sto parlando, è questo. Ci sono fra le persone che vedono i miei video anche dei giovani, lo so perché con alcuni di loro dialogo e io vorrei dire questo: non aspettate all'ultimo momento a farvi una assicurazione sulla vita. Lo so, magari pensate, ah, ma sono giovane, che cosa stai dicendo? Figurati se io adesso penso alla malattia, penso alla vita. Sì, fai bene, pensa alla vita, però pensa anche al fatto che non puoi mai sapere quello che ti aspetta dietro l'angolo. Parlo per esperienza personale, io non mi ero fatta un'assicurazione sulla salute e perché mi dicevo, vabbè, insomma, sicuramente magari mi potrò ammalare, perché è molto probabile che ciò accada. Succede a moltissime persone perché io non dovrei essere fra queste. Però, vabbè, insomma, aspettiamo almeno di aver raggiunto i 50 anni. Sbagliato, sbagliatissimo, perché a me, la malattia, il tumore è venuto molto prima dei 50 anni. Dunque, era ormai però troppo tardi per farmi un'assicurazione e vi assicuro che una malattia come un tumore, come tantissime altre malattie tra l'altro, perché non ci sono solo i tumori come malattie serie e importanti. Comunque una malattia come un tumore o comunque una malattia seria richiede moltissime visite, non soltanto mentre si è malati e mentre ci si cura, ma anche dopo. Ci sono i cosiddetti controlli. E quelli costano. Costano perché quando ci si ammala uno poi non è che dice, boh, mi affido al primo che capita. Non lo fai perché hai paura e la paura ti porta a scegliere di affidarti a un medico nel quale hai fiducia. Ma non sempre questi medici sono, ce li passa la mutua, come si diceva una volta. Purtroppo, per com'è il sistema sanitario in Italia oggi, molti di questi dottori, sono in un regime, non rientrano nel regime sanitario, quindi vanno pagati privatamente. E tu lo fai, se ti prendi una malattia come un tumore, fai di tutto lo stesso, per riuscire ad affidarti a quel medico se in quel medico tu ci credi. E quindi paghi e sono costi salatissimi. E se chiedi all'assicurazione di assicurarti dopo che ti sei ammalato, beh, le assicurazioni sono come le banche se non avete soldi ve li prestano? No, nel senso che ve li prestano, ma se avete determinate garanzie, se avete un lavoro, se avete uno stipendio fisso, se avete un bene immobile da ipotecare, perché altrimenti se non avete soldi, andate alla banca e chiedete un prestito, la banca non ve li dà, questo è risaputo. E lo stesso vale per le assicurazioni. Se sei già ammalato, l'assicurazione non ti assicura, o se ti assicura perché dopo un tot di anni si pensa che tu il tumore lo abbia molto probabilmente, non certamente, ma molto probabilmente superato. Ecco, allora magari dopo un tot di anni forse ti può assicurare, ma a dei prezzi esorbitanti, ammesso che lo facciano. E quindi, ecco, io vorrei, questa domenica io la dedico a cercare di dare un consiglio, molto umilmente, un consiglio ai ragazzi e alle ragazze giovani che mi stanno guardando. E il consiglio è, come ho detto prima, cercate di farvi il prima possibile un'assicurazione sulla salute. Se la fate quando siete ancora in salute e siete ancora giovani, la pagate meno e sono soldi ben spesi. Se non, come vi auguro, non la userete mai, tanto meglio. Ma se malauguratamente vi dovesse succedere qualcosa, per come stanno le cose in Italia, almeno, e beh, almeno l'avrete già fatta. E non dovrete fare salti mortali poi o perlomeno ne dovrete fare di meno per ottenere quello a cui poi fondamentalmente tutti avremmo diritto, ossia per ottenere delle buone cure.
Questa volta però i libri ve li beccate, perché sono 2 settimane che i libri, non parlo di libri alla fine dei miei video. Ebbene, ora invece, siccome non ve ne ho parlato, non mi ricordo se 2 o 3 volte, 2 o 3 video fa, ho parlato dell'ultima volta di un libro, ecco, allora adesso ve li beccate con gli interessi. E ovviamente non potevano che essere libri che parlano in un certo senso comunque di salute. Il primo libro è questo, Umberto Veronesi, La dieta del digiuno. Ve lo consiglio vivamente, tra l'altro la prefazione è di Maria Giovanna Luini. Di Maria Giovanna Luini ho già parlato, o meglio, ho già parlato di un suo libro in un video che ho fatto quest'estate. La conosco perché è un mio contatto su Facebook, ma la conosco soprattutto per la sua fama. È una bravissima senologa, è stata al fianco di Umberto Veronesi per tantissimi anni. A Milano, all'Istituto Europeo di Oncologia, e lei ha fatto la prefazione a questo libro di Veronesi dove si parla di cibo, perché il cibo è importantissimo per la nostra salute. Parla di peso corporeo, questo libro di psiche, di mangiare sano, di mangiare meglio, di cosa mangiare, di cosa non mangiare. Dice: io vi consiglio di non mangiare carne, però se proprio la dovete mangiare, allora mangiate quella bianca e non quella rossa. Insomma, vi dà un sacco di consigli, ma utilissimi, e non sono consigli di un guru, ai quali guru io non credo, quindi non vi consiglierei. No, sono consigli di un medico. Insomma, Veronesi, lo conoscete tutti, non c'è bisogno che ve lo presenti. E tra l'altro ci sono anche delle ottime ricette, che penso che cercherò prima possibile di attuare, tipo questa zuppa di ceci, pomodoro e carote. Se un giorno la faccio, magari vi faccio un video per come si fa e se è buono o meno, vi dirò. Altro libro, sempre sulla stessa linea, La Grande Via, Franco Berrino e Luigi Fontana. Anche qua parla di alimentazione, però parla anche di movimento, parla di meditazione, cioè, e non dico migliore di questo, però ha diciamo così, un ventaglio di argomenti un pochino più vario. Parla anche di diversi mezzi che noi abbiamo a disposizione per mantenerci in salute e anche per cercare di essere un po' più sereni con noi stessi e con gli altri. E parla ad esempio di come si può migliorare la qualità del sonno, parla di indice di massa corporea, di cui si parla anche qua, insomma tutti i libri che parlano di dieta e di salute alimentare ne parlano, però parla anche di circonferenza vita e sostiene, cosa che io nella mia ignoranza non sapevo, che paradossalmente la circonferenza della vita e la nostra circonferenza vita, quella che si misura prendendo un centimetro e appena al di sopra dell'ombelico, ecco, dice che mantenere una circonferenza vita non oltre allora, qua dice addirittura 70-75 centimetri, però insomma, almeno non superare gli 80 centimetri di circonferenza vita e forse più importante ancora, non totalmente soltanto questo, però è forse addirittura quasi più importante dell'indice della massa corporea. E dà un sacco di consigli, dice un sacco di cose che io non sapevo, racconta cosa succede quando ci addormentiamo. Spiega tutta una serie di esercizi fisici che si possono fare, di ginnastica dolce, per mantenere comunque un buon rapporto innanzitutto con l'esercizio fisico e poi per mantenere sani i nostri muscoli, svilupparli, non lasciarci, come si dice, afflosciarci, non lasciarci afflosciare come
spesso succede soprattutto, per esempio, a noi donne dopo la menopausa, ma anche agli uomini quando invecchiano, non è che, ve lo ricordate, le panze che vengono, ecco, da consigli su come fare questi esercizi fisici anche a casa, non necessariamente in palestra. E poi anche lì racconta dell'importanza dell'alimentazione durante la gravidanza, dell'importanza dell'alimentazione in generale, e anche qua sostengono che la carne andrebbe bandita. Comunque, meno se ne mangia, meglio è, soprattutto se è carne rossa. Idem per l'alcol, bere pochissimi alcolici. E quindi, ripeto, Umberto Veronesi, La dieta del digiuno, con una prefazione della dottoressa Maria Giovanna Luini, e La grande via, Franco Berrino e Luigi Fontana, sono i due libri che vi consiglio questa settimana. Tra l'altro, Franco Berrino allora, sono medici, non sono, anche loro non sono dei guru che ci vendono ricette fasulle, diciamo così. Anche Fontana è un medico. Berrino dice: è medico epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Sempre Berrino, però, insieme a Daniel Lumera, in questo caso, ha scritto anche La via della leggerezza, che è un libro che sto leggendo e del quale però non vi voglio parlare ora, prima di tutto perché sono appena all'inizio. E poi perché secondo me molto probabilmente vorrò dedicargli un video a parte, perché è veramente, per me, sto facendo delle scoperte incredibili, ed è interessantissimo. Lo consiglio vivamente. È scienza, ma spiegata anche per persone, come me, che sono completamente, digiune di moltissime nozioni, appunto, scientifiche, mediche. Anche questo consiglia ovviamente di mantenere un peso forma come ABC per mantenersi in salute e anche per recuperare la salute dopo una malattia. Però parla anche di meditazione, di preghiera in senso lato, non è un libro esclusivamente religioso. Parla sempre del cibo, ma dà anche nozioni storiche del cibo dalla preistoria ai giorni nostri, parla di Yin e di Yang, però in modo appunto scientifico e psicologico, e la psicologia è scienza, non è fantascienza o giù di lì. C'è un capitolo molto bello intitolato Una preghiera trasversale alla vita. Se tu lavori con buona intenzione, tu preghi colazione. Mentre tu lavori, tu puoi pregare e non te ne avvedi. Tu che fai la tua arte, se la fai bene, tu preghi sempre. Qualunque mestiere tu fai, se lo fai bene, preghi sempre. Questa è la tua opera. Per questo è detto: non cessa di pregare chi non cessa di ben fare. Quindi poi preghiera come radice dell'uomo, e quindi va anche a toccare alcuni temi, diciamo così, universali, insomma, della natura dell'uomo. Però, appunto, ne ho parlato fin troppo, vorrei parlarne più profonditamente magari in un'altra occasione. E quindi, niente, con questo vi saluto. Ciao ciao, alla prossima.